assente del consigliere Rossini. Allora, consigliera Vignanti, voglio chiarire due aspetti di quello che lei solleva dall'inizio dell'amministrazione. Allora, io penso che lucidissime sono state le considerazioni contenute nell'intervento del consigliere Barra, qualora non fossero state lucide mie. Tutto quello che risiede nella pancia di questo ente, parliamo di un ventennio di sentenze che ovviamente ammontano a una, e questo lo scrive già l'avvocato Iavarone in una pregressa nota, a circa 6 milioni e mezzo di euro. Quella nota è stata successivamente integrata dal dirigente all'avvocatura, dottor Michele Monza, dove a quella somma si, per eccesso, lui lo ha anche scritto nel parere che lei aveva letto nelle controdeduzioni, ammonta a circa 8 milioni di euro, cioè la somma che noi abbiamo appostato. Quello che lei chiede e quello che noi chiediamo, prima ancora di lei, è quello di, sulla qualcosa diceva bene il consigliere Bello, stiamo lavorando, è quello di far emergere tutti questi debiti e portarli al riconoscimento. E qua torniamo a un punto di rimente: la Corte dei Conti non ci chiede quanti debiti avete, ci chiede quanti debiti questo comune ha riconosciuto, che è una cosa diversa. Non vuole, la Corte dei Conti chiede questo, al netto che io dico spesso ai miei consiglieri comunali, con i quali mi trovo mio malgrado più con loro che con voi ad interfacciarmi spesso, io sfido la Corte dei Conti laddove l'azione amministrativa che impronta un'amministrazione è volta all'interesse dell'ente. Ed è chiaro che chiunque procuratore generale della Corte dei Conti può fare qualsiasi legittima osservazione, ma quando si vede di fronte un'amministrazione che sta portando a fare emergere in poco tempo un ventennio di sentenze, io sfido il procuratore della Corte dei Conti, che al quale sono ben note le difficoltà in organico di un ente, a fare tutto in pochi mesi. Diventa un lavoro titanico, e il fatto che noi siamo ad un passo e con orgoglio il consigliere Barra prima e il presidente della commissione bilancio poi rivendichi con autorevolezza la necessità di far portare in questo consiglio comunale tutti i debiti fuori bilancio, io penso che qualsiasi aggiunta diventa un esercizio di retorica inutile. Evviva Dio, quando si arriva al riconoscimento del lavoro, non del sindaco, non della giunta, non del presidente, ma dei consiglieri comunali stessi, che oggi dovrebbero teoricamente essere esposti a una qualche paventata responsabilità, è un motivo di grande orgoglio per chi amministra questa città. Quindi consentitemi di dire una cosa, io ringrazio tutti i consiglieri comunali, ringrazio e ne approfitto, quindi per questo dico ringrazio tutti i consiglieri comunali della mia maggioranza per la serietà con la quale hanno affrontato il tema, per le modalità, ringrazio il consigliere Caffora, non da consigliere ma da sindaco, per quello che ha detto, e ringrazio l'opposizione, perché cara Elena, e qua mi associo alle parole del consigliere Barra, tutte le cose che tu dici in questo consiglio comunale le abbiamo sempre tenute nella dovuta considerazione e verificate, come proviamo a fare per tutti, però ovviamente talvolta si sbarrella, si va oltre, si dicono cose che evidentemente non si possono prendere in considerazione, non che non si vogliono. Allora, e chiudo, se no poi divento questo. È un'occasione per me, visto che ci apprestiamo al voto, che probabilmente sarà favorevole, per ritenere questo più che un voto favorevole
all'assestamento del bilancio, che lo considero un voto di fiducia all'amministrazione dal sindaco. Quindi per questo ringrazio tutti quelli che da qui a breve, stando seduti, concorreranno a mantenere questa amministrazione. Grazie infinite. Grazie sindaco. C'è il consiglio.